Cascini Pensa, docente dell'indirizzo Architettura e Ambiente del nostro liceo. L'indirizzo si articola in che modo? In un secondo biennio e in un quinto anno. Le materie caratterizzanti sono discipline progettuali architettura e ambiente, che è appunto la mia materia, e laboratorio di architettura. È un indirizzo, diciamo, molto complesso, ricco di aspetti e di tematiche. Io potrei sintetizzare il tutto partendo dal significato proprio dei due termini, architettura e ambiente, dove architettura può essere appunto intesa come l'insieme di arte e tecnologia, arte e tecnica del fare e del costruire e progettare edifici. Ambiente invece è tutto ciò che ci circonda. Quindi nel nostro percorso cerchiamo di avvicinare lo studente, far sì che lo studente possa comprendere l'architettura, quindi l'architettura e il territorio, quindi gli edifici e le leggi urbanistiche, e cercando in qualche modo anche di comprenderne le logiche, i linguaggi, facendoli in qualche modo propri, sperimentando un po' sul campo, disegnando, affrontando svariati temi di progettazione che vanno dai più semplici, quindi la classica abitazione che possa essere unifamiliare o plurifamiliare, a temi più complessi come edifici pubblici. Chiaramente questo fare architettura, questo progettare, se così vogliamo dire, significa sviluppare un tema in varie fasi: fase di ricerca, fase grafica, quindi schizzi preliminari fatti rigorosamente a mano libera, e poi i disegni in qualche modo in scala, che vengono fatti sia con gli strumenti, quelli classici e tradizionali, quindi riga, squadra, compasso, eccetera, che con il supporto informatico, quindi il CAD. Quando il nostro studente termina il percorso di studi, gli ambiti di lavoro sono svariati, perché la preparazione del nostro studente è tale per cui può spendere le sue competenze nell'ambito e comunque della progettazione, ma nell'ambito della moda, nell'ambito del, appunto, del design, dell'editoria, quindi della grafica, del cinema, insomma, dei beni culturali. Quindi io vedo il nostro studente in uscita da questa scuola sempre felicemente collocato in un ambito che gli è comunque congeniale.